piaceva fare volontariato nel reparto psichiatrico dell'ospedale locale. Il suo vero lavoro era quello di agente di cambio, ma a volte lo stress lo attanagliava e aveva bisogno di uno sfogo. In passato si era dato all'alcol per alleviare la pressione, ma questo lo aveva portato in mondi che sperava di non rivedere mai più. Non sapeva perché lo aiutasse così tanto stare in ospedale. Non gli piacevano particolarmente i matti con cui lo costringevano a lavorare, anzi pensava che la maggior parte di loro fosse impossibile da curare. Supponeva che a farlo tornare fosse proprio Anna. Anna era solo una ragazzina, aveva forse 10-12 anni al massimo. Non avrebbe dovuto stare nel reparto con gli adulti, ma la sua piccola città non era abbastanza ricca da avere alloggi separati per minori. Gli dispiaceva per tutti i bambini che dovevano stare con quei malati cronici. O meglio, si sarebbe dispiaciuto per loro se solo Anna non fosse stata l'unica persona sotto i 35 anni. Questo, presumeva, rendeva solo più triste la situazione. Sentiva il bisogno di proteggere quella ragazzina dalla spaventosa compagnia che le toccava. Così si era ripromesso di non andarsene mai finché lei fosse rimasta lì. Anna era probabilmente la persona meno disturbata dell'ospedale. Aveva un'ansia terribile ogni volta che usciva dall'edificio. Dicevano che se fosse uscita sarebbe probabilmente morta per lo shock. L'unica cosa che sembrava farla sentire meglio era parlare. Così lui le parlava per ore e ore, anche degli argomenti più insignificanti. Sentiva il bisogno di sapere tutto di lei, un bisogno che probabilmente trascendeva quella che avrebbe dovuto essere la misura corretta per il loro rapporto. Ma Anna sembrava così felice quando le parlava che non poteva sopportare di separarsene a lungo. L'unico argomento che evitavano era il motivo per cui lei si trovava nel reparto. Lui sentiva che se c'era un motivo glielo avrebbe detto a suo tempo e che se l'avesse spinta a parlare avrebbe potuto rompere il legame che avevano l'uno con l'altra. Il loro rapporto si era invigorito ogni giorno di più. Erano così vicini ad essere quasi fratello e sorella, così tanto che lui non faceva più di lavorare per conto dell'ospedale. Aveva lasciato il suo lavoro di volontariato e veniva ogni giorno solo per stare con lei. Pareva persino che la aiutasse a combattere l'ansia, finché un giorno non la trovò raggomitolata sul letto che singhiozzava sommessamente. Quando le chiese cosa avesse, lei finalmente gli disse perché era in ospedale. Lei e sua madre avevano avuto un incidente d'auto per colpa di un autista ubriaco. Sua madre era morta e lei aveva dovuto essere ricoverata. Da allora non aveva parlato per mesi. In realtà aveva iniziato a parlare solo nel periodo in cui lui aveva iniziato a lavorare in ospedale. Preso dall'idea di aver contribuito almeno in parte al miglioramento di Anna, si sentì abbastanza coraggioso da chiedere se avessero preso l'assassino. Lei gli disse che non l'avevano preso, che era per questo che non poteva andarsene, che aveva paura che lui la inseguisse. Lui cercò di confortarla, dicendole che un autista ubriaco non si sarebbe nemmeno ricordato di lei, ma nulla servì. Alla fine, disperato, promise di uccidere l'autista se fosse mai riuscito ad avvicinarsi a lei. Quest'ultima affermazione catturò l'attenzione di Anna, che sebbene scioccata dalla brutalità della dichiarazione, smise di piangere. Il resto della giornata trascorse normalmente, ma decise che avrebbe parlato con il medico di Anna prima di andarsene. Non aveva mai parlato con il dottore prima, ma nel reparto lo conoscevano tutti, quindi non si fece scrupoli a presentarsi. Quando chiese di Anna, il medico sembrò estremamente interessato a sapere cosa avesse detto. Pareva che nessuno sapesse perché si trovasse in reparto e che l'avessero semplicemente trovata che vagabondava insanguinata sul ciglio della strada. Sorpreso, lui raccontò al dottore la storia di Anna. Alla fine, lo psichiatra si appoggiò alla sedia e sospirò. Richard, quello che mi stai dicendo è molto grave. In questo reparto non c'è nessuno che si chiama Anna. Recentemente hai avuto un esaurimento nervoso e sei venuto in ospedale per le sedute psichiatriche. Tuttavia sei peggiorato, non migliorato. Nell'ultimo mese non hai mai lasciato il reparto. Dimmi, Richard, ti ricordi l'ultima volta che sei stato al lavoro? Era una domanda stupida. Certo che no. Si era preso delle ferie da trascorrere con Anna. Come aveva fatto a dimenticarlo? Ma il medico scosse la testa. Lei è stato costretto a prendere un congedo psichiatrico.
Crediamo che lei abbia avuto una sorta di evento traumatico che ha scatenato il suo esaurimento e le conseguenti allucinazioni. Da quello che mi ha appena detto, sono propenso a credere che sia stato responsabile di un incidente mentre guidava ubriaco. Lui rimase seduto, bloccato dallo shock. Era impossibile, aveva smesso di bere, proprio quando aveva iniziato a lavorare in reparto. No, no, non poteva. Gli tornarono in mente la luce irregolare dei fanali mentre sterzava, alla loro vista e allo stridore delle gomme, l'unico gelido secondo in cui vide una bambina di 10 anni urlare dal sedile posteriore. Quando si voltò, il medico non c'era. Anna era seduta al posto del dottore e lo fissava senza dire niente. Lui ricambiò lo sguardo per un secondo, poi dovette guardare in basso. Si sentiva così in colpa, così tanto maledettamente in colpa, e aveva fatto una promessa. Richard prese le forbici.